quello che mi aiuta tutti i giorni è sognare e pensare avanti. La mia ossessione è quella di rendere eterna l'azienda. L'umiltà vuol dire non dare nulla per scontato, significa desiderio di imparare, significa anche ricevere i feedback. E se ti fanno una critica, ringrazia. È molto meglio affrontare le cose e quando si è aperti al confronto si risolve sempre tutto. Nero Alessandri, grazie. Grazie di averci ospitato qui. Poi parleremo anche di questo posto, però vorrei cominciare subito da un'autodefinizione. Chi è Nero Alessandri oggi? Beh, lo stesso che era nel garage 35 anni fa. Sicuramente ogni giorno lo vivo come il primo. Come il primo, con la stessa passione, con la stessa determinazione, con la stessa fame. Quindi solo un po' più anziano di età, ma con lo stesso spirito. C'è qualcosa che è cambiato però? Lei dice non sono cambiato, ma se va a scavare nel suo passato, in questi anni, c'è qualcosa che vede cambiato oppure niente, cioè sempre lo stesso? No, sicuramente sono cambiato un po' sulla, come dire, modalità di riflettere, quindi meno emotivo, quindi sicuramente più consapevole. Che non sempre è un vantaggio. E invece tutto quello che non è cambiato le piace? Le piace che non sia cambiato? Sì, perché la cosa che mi piace è avere ancora, come dire, il desiderio di rischiare, il desiderio di inventare, di innovare, di cambiare. Quindi questo è, più consapevolezza c'è, più competenza e esperienza c'è, più si è, come dire, in qualche modo frenati e inibiti da questa esperienza. Invece quando uno inizia e nel garage è molto più, come dire, predisposto al rischio perché non conosce tutto quello che è il vissuto. Ho parlato del garage, però prima di arrivare al garage vorrei passare proprio da questo luogo, quindi il garage d'inizio è questo, è l'oggi. Che cos'è questo luogo per lei? Siamo nel suo posto, no? Quindi siamo vicino a casa sua, nel posto dove lei ha creato tutto il suo mondo e questo poi è un pezzo straordinario, non sembra neanche di stare in questo paese, no? Che cos'è per lei questo posto? Ma è il riassunto, la sintesi di 35 anni di visione, di un sogno, quindi è la realizzazione in qualche modo di una missione che è appunto il wellness. Quindi quello che mi ritengo estremamente fortunato, quello che questo luogo rappresenta non per il sottoscritto ma per il mio team, la squadra, tutti i nostri azionisti, dico, piuttosto che il territorio, è l'espressione, l'icona, l'espressione come Wellness Campus di una filosofia perseguita da sempre. Perché è rimasto sempre a Cesena? Cioè lei ha un'azienda che è globale. È locale perché è radicata fortemente in questo territorio, appunto questo campus nella prova, però è un'azienda estremamente globale. Perché lei ha scelto di rimanere sempre a Cesena? Perché ho immaginato una metafora tanti anni fa, che è quella di far crescere una pianta, un albero, seminando, curandola, innaffiandola, potandola, e la mia esperienza mi ha portato a pensare che può essere grande, forte questa pianta, quindi vuol dire internazionale, avere dei rami in tutto il mondo, avere un tronco molto forte con l'organizzazione, ma tanto quanto le radici sono profonde e sono ben solide sul territorio. Quindi è uno strabismo, cioè essere globali ma essere anche locali, essere internazionali, pensare in grande, ma curare il territorio, i propri collaboratori, tutti gli stakeholders, quindi il territorio, la cultura, le origini ritengono che siano molto importanti. Ecco, ma come si fa a essere locali e globali insieme? Cioè la provincia, siamo nella provincia italiana, no? Che è un valore, sappiamo tutti che è un valore, però poi dopo per costruire un business così globale come il suo, un brand così globale, non rischia di essere un limite nascere in provincia?
Può essere. Ritengo che i valori di questa terra rappresentino una grande fortuna per Tecnogym. Però credo, mi diverte questa idea di pensare in modo un po', come dire, paradossale. Io adoro il paradosso, cioè essere globale ma, ripeto, locale, così come pensare in grande ma curare il dettaglio, così come pensare ai prossimi 30 anni ma essere focalizzato nei prossimi 10 minuti. Qua siamo dove è cominciato tutto, cioè questo è l'attrezzo da cui è partita Tecnogym. Sì. Che cos'è? Perché sembra una cosa completamente diversa rispetto a quello che vediamo oggi. Ma quando ero giovane, che avevo 21 anni, frequentavo una piccola palestra di Cesena, la Champion, che aveva solo manubri, bilancieri, panche, e vedevo i bodybuilder, cioè i culturisti, le persone, io ero magrissimo, tutto, che facevano una fatica incredibile, con anche situazioni pericolose, portare sulle spalle bilancieri pieni di dischi. Allora io, super curioso, chiedo all'istruttore, proprietario, ma non potrei farti qualcosa, un disegno che può aiutarti a fare questo esercizio in modo più sicuro? Ah, diciamo, magari se fai una slitta guidata. Allora mi dava delle indicazioni, io prendevo nota. E di lì nacque la hack squat, che è sostanzialmente un attrezzo che ti permette di fare le accosciate guidato. Quindi mette le spalle qui sotto, ti appoggi qui o ti appoggi qua, con i piedi fai una slitta guidata, ma soprattutto con una cam, questa qui, bianca, super innovativa, incredibilmente nuova già ai tempi, che aiuta a fare lo sforzo. Cioè sostanzialmente quando io sono piegato, che l'articolazione soffre ed è in una posizione svantaggiosa, la cam mi aiuta. Quando mi distendo, che ho più forza, la cam mi dà più carico. Quindi in un piccolo garage, 37 anni fa, un attrezzo super innovativo che ha dato poi l'avvio a un'intera linea di prodotti. La metafora, ma anche l'immagine del garage, ricorda la Silicon Valley. Qui siamo nella Wellness Valley. Le piace un po' l'idea di essere l'antesignano, se vuole, di un modello che è stato così straordinario in un posto molto lontano da noi, ma che in realtà poi è stato allo stesso tempo straordinario in un posto molto vicino a noi? Cioè, l'immagine di quel garage che cosa rappresenta per lei? Ma ogni tanto lo vado a visitare. Esiste ancora, è assolutamente autentico e ancora uguale, perché è la casa dei miei genitori, che purtroppo oggi non sono più con noi, e ho voluto lasciarli in questo modo. E periodicamente porto i miei dirigenti, i miei collaboratori, anche i giovani soprattutto, a visitarlo, e devo dire che ogni volta è un'emozione incredibile, perché poi c'è chi ti dice: ma allora è vero, c'è davvero? Perché magari fino a un minuto prima pensavano che fosse una storia raccontata. Invece, quando poi le persone toccano con mano, vale più di un master, vale più di 100 corsi di formazione, perché quell'esperienza, quell'emozione di vedere dove è nata l'azienda, con quali risorse, praticamente zero, rispetto a dove siamo oggi, dà la dimostrazione, la prova che si può fare. E quindi è un atto di grande fiducia che le persone acquisiscono nelle proprie capacità e nella propria possibilità di dimostrare di essere dei talenti. Com'era il Neve Alessandri di quel periodo? Era affamato? Visto che la chiamano lo Steve Jobs italiano, so che non tanto le piace, ma appunto essere affamati conta. È tutto. Per me la caratteristica più importante in una persona è la curiosità. Quando io faccio colloqui, cerco di conoscere persone, misurarle per coinvolgerle, guardo come prima caratteristica sempre il livello di curiosità. Quanto una persona è curiosa. Se una persona... e io credo che tutti quelli che ai tempi mi conoscevano, ma tuttora mi possono riconoscere, che la caratteristica principale è la curiosità. La curiosità è l'inizio di ogni cosa, perché la curiosità ti permette l'approfondimento, la conoscenza, di imparare. Per me imparare è la cosa più importante. Quando uno poi ottiene risultati, acquisisce autostima. Quindi diventa un po' più sicuro, no? Perché il risultato in qualche modo aiuta ad assumere maggiori rischi.
E tipicamente questo è come nello sport, e non ci si accontenta mai, quindi ho fatto un risultato, ne voglio fare un altro, ho fatto un risultato, ne voglio fare un altro, e questo significa miglioramento continuo. Dopodiché, chi ha pazienza, chi ha voglia, chi ha uno spirito di sacrificio, perché bisogna soffrire come soffrono ovviamente i campioni, a quel punto puoi raggiungere un qualcosa di straordinario, cioè realizzare l'impensabile. E questa è la cosa più bella, che mi ritengo estremamente fortunato di aver potuto realizzare l'impensabile, e tuttora, tutti i giorni, lavoriamo, mi impegno per poter realizzare l'impensabile del futuro. Ecco, ma l'impensabile realizzato le viene in mente guardando più questo luogo o quel luogo? Cioè questo campus o quel garage? Nell'uno e nell'altro, perché io non riesco a vivere il presente e tantomeno il passato, proprio non riesco, cioè è una cosa più forte di me. Quello che invece mi aiuta tutti i giorni è sognare e pensare avanti, immaginare qualcosa di molto migliore dal punto di vista della qualità dei prodotti, dell'innovazione, dei mercati, del rapporto con i collaboratori, delle competenze. Quindi la mia ossessione è quella di rendere eterna l'azienda. Io ho due figli e ne ho un terzo che è tecnici, quindi la cosa che desidero di più, come lei, come tutti noi, dai nostri figli è l'eternità. E quindi dare a Tecnogym longevità è quello che io penso ogni minuto, ogni secondo della mia vita. Ha parlato dei suoi genitori prima, le chiedo com'era la sua famiglia. Io sono molto fortunato anche in questo, nel senso che i miei genitori mi hanno insegnato tantissimo, e la cosa che mi porto più nel cuore sono i valori e gli esempi dei miei genitori. I miei genitori non mi hanno insegnato con le parole, con gli slogan, con i proclami, mi hanno insegnato con l'esempio. E per me è stata una lezione incredibile. Ho la pelle d'oca in questo momento, cioè ho dei ricordi dei miei genitori che mi hanno aiutato nei momenti più difficili, e in questo momento lo sono ancora di più di prima. Questi ricordi, come speranza, come fiducia, come responsabilità, cioè come senso di responsabilità per continuare a investire, per continuare ad assicurare i posti di lavoro, l'occupazione, per continuare a crescere, a progredire. E invece la sua famiglia attuale, quindi sua moglie, i suoi figli, che ruolo hanno nella sua vita oggi? Tutto. E non c'è differenza nel wellness, questa è la filosofia, non c'è differenza fra la famiglia, il lavoro, gli amici, il tempo libero, essere impegnati, perché quando la famiglia è parte del progetto, è parte importante nella realizzazione del sogno, e quindi si sentono coinvolti, è, come dire, una opportunità straordinaria. Io osservo molto i miei figli che sono giovani per capire il mercato del futuro. Mia moglie, che ringrazio, lei aveva 16-17 anni quando io ho fondato la Tecnogym, ne avevo 21 circa, e quindi era una ragazzina, e ha passato le notti ad aspettarmi nella camera da letto nel mio piccolo garage, che io disegnavo la notte perché lavoravo nel frattempo, lo facevo come dopo lavoro perché mi sono licenziato dopo, e mia moglie si addormentava, la mia ragazza, che tempi, la mia fidanzata, si addormentava e io continuavo a disegnare sul tecnigrafo prendendo le misure a mia moglie mentre lei dormiva, perché dovevo disegnare, non sapevo chi prendere le misure per disegnare l'attrezza ginnastica. Questa è Stefania, cioè è una persona che mi è sempre stata al fianco, che ha avuto una grande pazienza e soprattutto ha saputo capire questa evoluzione. Ha parlato prima, ha detto una parola, ossessione. Le chiedo, la mania della perfezione è la sua ossessione? Sì, io adoro i dettagli, perché sono convinto che i capolavori sono fatti di dettagli e i particolari fanno la differenza. Fare le cose normali sono capaci tutti. Fare invece una qualsiasi cosa, che sia una lettera,
un prodotto, un giardino, degli uffici, dei servizi per i clienti, una campagna marketing, qualsiasi cosa, se è curata nei dettagli. E quando si parla di dettagli si intende non tanto la perfezione fine a se stessa, ma l'equilibrio, l'armonia, la qualità, l'arte. Io sono un designer, quindi vengo da un approccio artistico, quindi per il sottoscritto e anche per il mio team ogni prodotto è un oggetto d'arte, quindi viene curato, seguito, coccolato, portato alla, diciamo, perfezione, nel possibile ovviamente, proprio perché riteniamo che ogni prodotto sia come un oggetto d'arte per un artista. Ci sono stati dei momenti di difficoltà, perché adesso siamo, e lo vedremo, in un contesto in cui Tecnogym è nella sua massima potenza, no? C'è stato un momento di difficoltà all'inizio magari del percorso che l'ha fatta o dubitare, oppure che è stata invece una molla per continuare ad andare avanti? Due aspetti, uno familiare e uno tecnico. Mia madre, che quando decisi di licenziarmi dal posto sicuro, a Cesena ero progettista di un'azienda importante locale all'età di 21 anni, facevo già sabato e la domenica la sera sperimentazione, primi attrezzi eccetera, poi dopo un anno e mezzo all'età di 22 decisi di licenziarmi. Quando diedi la notizia a mia madre, devo dire che per un mese il muso lungo così piangeva in continuo, ma come, lasci il posto sicuro per fare una cosa che era difficile anche da spiegare agli altri, ma io credevo che il futuro sarebbe stato interessante. E dall'altro, come aspetto tecnico, perché non essendo un medico, non essendo un esperto, trovare persone che mi dessero credibilità e fiducia. Quindi quando facevo i colloqui mi dicevano: ma scusa, quando è che arriva tuo padre? No, di guarda che sono io. Andavo in banca e mi dicevo: ma scusa, ma tuo padre? Cioè, tutte le volte c'era sta storia qua. Cioè, io non ero credibile. All'inizio mi presentavo in banca, mi chiedevano sempre: ma quando arriva tuo padre? Chi mette le firme? Andavo dai fornitori, volevo i soldi in anticipo perché non ero credibile. Insomma, all'inizio veramente porte chiuse in faccia da parte di tutti, tranne che alla fine dai miei amici, perché il mio primo collaboratore è stato il mio vicino di casa, il secondo è quello che veniva a scuola con me, la terza la mia cugina, quindi i primissimi collaboratori che hanno creduto nel progetto sono stati quelli della mia via, quelli della mia strada in questo piccolo paese di Cesena da 1000 abitanti, via Mentana, dove appunto c'era il garage. E poi, per quanto riguarda invece gli aspetti più, le difficoltà sono sempre e sono sempre opportunità. Questa perfezione, o comunque questa ricerca della bellezza e anche della cura del dettaglio, è secondo lei una forma di coerenza che poi si ritrova anche nel prodotto? Cioè, secondo lei ha funzionato anche per questo Tecnogym? Nel senso che ha dato ha un rapporto di coerenza con quello che fa all'interno di una struttura come questa e quello che fa con i clienti che sono fuori da qui. La coerenza è il secondo valore. Il primo è la curiosità, non dare nulla per scontato, imparare da ogni esperienza. La seconda è la coerenza. Essere onesti nella vita aiuta, e penso che si possa dire che conviene. Il fatto di curare l'estetica diventa etica, e io sono, come dire, proprio testato personalmente che se un prodotto è bello, se è bello non vuol dire opulento, non vuol dire costoso, ma inteso armonioso. Come armonioso, tipicamente funziona meglio. Tipicamente chi l'ha assemblato, chi l'ha fatto, ci ha messo il cuore. Tipicamente alla fine è migliore della concorrenza. Quindi l'estetica, che poi voglio dire il Rinascimento insegna, e abbiamo l'Italia che è la culla dell'estetica etica, e si può, come dire, ampiamente provare quello che sto dicendo. Io personalmente, come imprenditore, se tornassi indietro rifarei tutto in quello nello stesso modo, e peraltro sono anche un designer, quindi sono anche, come dire, facilitato. Ha mai pensato che cosa sarebbe stato Nello Alessandri se non avesse fondato Tecnogym? Penso sicuramente un imprenditore. Comunque un imprenditore. Io ho provato di tutto.
prima di Technogym mi andavo a vendere i detersivi alla sera, dopo il lavoro, e mi sono messo a fare dell'abbigliamento da solo, perché non avendo possibilità me lo costruivo, me lo facevo da solo. Avevo chiesto di poter fare il designer, come fashion designer per Armani, poi non ci fu la possibilità. Insomma, ho provato diverse cose, provai diverse cose, e questa penso che sia una caratteristica che l'hai dentro. Quindi la voglia di costruire qualcosa, la voglia di lasciare un segno, la voglia di inventare, di aiutare le persone, in questo caso vivere meglio con tecnici, ma magari potevo fare dei depuratori, aiutare le persone a essere più sane attraverso un ambiente più sano. Quindi sì, la risposta è avrei fatto l'imprenditore. E quanto c'è di suo, del suo tocco, della sua creatività, delle sue idee nei prodotti che fa? Cioè, il Nerio Alessandri designer era solo il Nerio Alessandri del passato o anche quello attuale? Oggi abbiamo un centro ricerche con 200 persone nell'R&D e abbiamo anche un centro di design con designer molto importanti. Ma io credo che la risposta è, nel senso che ormai i prodotti si fanno da soli, nel senso è l'azienda e non è Alessandri. Però credo che se posso accreditarmi un piccolo merito è la cultura. Cioè alla fine il prodotto si chiama prodotto perché è l'espressione di una cultura. E questa cultura del bello, della qualità, del dettaglio, della funzionalità, di creare un ecosistema come Technogym ha creato. Noi ci sentiamo una piccola Apple, comunque, al di là del confronto di poc'anzi, perché crediamo nell'ecosistema. Lei parla della sua azienda, appunto l'ha definita il suo terzo figlio, quindi ne parla con entusiasmo, lo stesso entusiasmo che i genitori hanno quando parlano dei loro figli. Se dovesse scegliere tra le tante cose che le piacciono della sua azienda, qual è la cosa che le piace di più? Beh, pensare che stiamo aiutando il mondo. Cioè, il fatto che l'esercizio fisico sia un potentissimo farmaco con effetti collaterali solo positivi, come diciamo noi, e che questo oggi, ancora più del passato, l'esercizio fisico sia così importante per chi soffre diabete, chi ha l'ipertensione, chi ha determinate malattie mentali, per non parlare ovviamente di sovrappeso, prestazioni sportive. Ecco, il fatto di essere utili per la salute e la prevenzione delle persone o per la performance degli atleti. Io dico due casi di questi giorni. La settimana scorsa ho avuto la fortuna, il piacere di stare una mezza giornata con Cristiano Ronaldo. Io non l'avevo mai conosciuto, lui si allena con Technogym da sempre ed è per lui Technogym una cosa che fa parte della sua vita. Il fatto di essere stato vicino a lui e di aver vissuto, come l'esperienza. Dire, l'esperienza e sentendomi raccontare come si allena e perché si allena, e dire ma tutto questo da Cesena, tutto questo da un garage dove c'è un campione il più pagato al mondo. Ma la stessa sensazione l'ho avuta prima del lockdown visitando a Mallorca il centro, l'Accademia di Nadal, 10 anni insieme. E così mi viene in mente Schumacher, mi vengono in mente i grandi campioni, 7 Olimpiadi. Ecco, questo è un privilegio incredibile, è una fortuna incredibile. Lei testa i suoi prodotti, cioè lei cammina, lei si allena? 3-4 volte alla settimana, mattino presto. Io sono al contrario di i miei figli si allenano la sera e non riusciamo ad allenarci insieme, neanche durante il lockdown. Loro alla sera dice papà, ma la mattina no. Io invece sono il contrario, mi piace alzarmi presto, fare ginnastica, mangiare, mettermi pronto per andare in ufficio. 3-4 volte la settimana, e quando non lo faccio non sto bene. Quindi ho tanti amici che mi dicono la stessa cosa. Il fatto di muoversi, di fare ginnastica regolarmente, non ogni tanto, porta dei benefici enormi, soprattutto sulla creatività, soprattutto sulla, come dire, energia che poi ti porti dietro durante tutto il giorno. Prima ha parlato di onestà, ha parlato del fatto che l'onestà paga sempre. Le voglio chiedere anche quanto l'umiltà è importante nel business, cioè pensare sempre
di dover fare qualcosa in più e di avere un atteggiamento anche di, come dire, di confronto e anche porsi il dubbio se si stanno facendo le cose giuste. L'ascolto è la cosa più importante nel business. Io dico sempre ai nostri ragazzi, se siete davanti a un cliente, ascoltate, perché il 50% delle cose che dovete dire ve le dice il cliente e quindi sicuramente fate bella figura. Quindi ascoltare tutto, ascoltare i bisogni, ascoltare le lamentele, ascoltare anche i complimenti, ascoltare. Le persone sentono, ma ascoltano poco. È molto facile sentire, ascoltare è molto più difficile, perché poi intervengono altri fattori. Parlando dei suoi dipendenti, sempre leggendo le cose che ha detto, che ha scritto, le chiedo, è vero che lei ama circondarsi di persone che lei ritiene più brave di lei? Sì, assolutamente. È una caratteristica strana per un leader? No, no, è perché sennò non imparo. Cioè, siccome parto sempre dallo stesso punto, curiosità e desiderio di imparare, se io ho persone, come dire, mediocri attorno, io non imparo. Quindi non è conveniente avere dei mediocri. È conveniente avere dei talenti, perché ti sfidano. Cioè, io ho bisogno di essere sfidato. A parte che mi annoio, cioè non ho più neanche la pazienza di sentire delle idiozie. Ma al di là di questo, perché poi passa il tempo, quindi, ma è bellissimo imparare. E imparare dai giovani ancora di più. Perché? Perché vivono un mondo diverso, vivono, come dire, delle prospettive diverse da quelle che abbiamo vissuto noi, anche alla loro età. Quindi ascoltare i clienti, i fornitori, ascoltare i colleghi, ascoltare i collaboratori, ma ascoltare i figli e soprattutto i giovani, dicevo, perché c'è da imparare tantissimo proprio in questo momento. Lei ha mai avuto paura di perdere tutto questo? Tutti i giorni. Tutti i giorni. Io la mattina mi alzo sempre con la stessa preoccupazione di tornare povero, come lo sono stato, e di perdere tutto. Ma quando dico perdere tutto, non dal punto di vista materiale, ma perdere tutto dal punto di vista reputazionale, che è la credibilità, il rispetto da parte dei clienti, dei fornitori, del territorio, ma soprattutto dei collaboratori, degli amici, della famiglia. Quindi la faccia, per capire. Quindi questo sicuramente faccio di tutto per evitarlo e per mantenere, attraverso i risultati, attraverso la coerenza, attraverso l'esempio, quello che ritengo essere una grande fortuna. E questa è una molla che lo fa alzare ogni mattina e le fa pensare oggi, anche oggi, nonostante tutto, devo dare il massimo? Sì, infatti mia moglie mi dice, ma basta, ma ancora di più, cosa? E questo anche gli amici. Però io ho visto i grandi campioni, alla fine fanno così. È veramente un atteggiamento, un modo di essere. Che però, attenzione, la domanda è, ma si nasce o si diventa? Allora, io avrei voluto sempre fare l'imprenditore, ma non sono nato imprenditore. Non si può neanche che cos'era. Né i miei genitori, né i miei parenti, né i miei amici erano imprenditori. Ma si diventa, così come talenti, si nasce o si diventa. È chiaro che un minimo di base la devi avere, ma poi ci si allena. Bisogna allenarsi. Bisogna allenarsi a far tutto. La creatività va allenata. E fare dei prodotti di qualità bisogna allenarsi. Mi dice che cos'è l'imbestio? Sapevo che l'avremmo detto. Sarebbe arrivato. Beh, lì è la sintesi di questo libro, che sostanzialmente il titolo doveva essere L'imbestio. Poi quando era stato intitolato così, facendolo vedere a qualche amico, mi ha detto, ma sei sicuro di chiamarlo l'investito? Perché se uno non è un cesenate, non è un romagnolo, rischia di fraintendere. L'investio è la passione,
L'investo è il fuoco sacro, cioè quella energia che fa la differenza, che sostanzialmente è un qualcosa che ti aiuta in tutto, ti aiuta a affrontare le difficoltà, ti aiuta nello sport, ti aiuta nel lavoro, ti aiuta con la famiglia. Quindi l'investio riassume la fame, cioè l'investio è la fame, cioè avere fame in tutti i sensi, di scoprire, di imparare, di creare, di realizzare. Grazie. Quanto legare il brand Tecnogym al mondo olimpico è stato importante per la crescita dell'azienda? Vitale, nel senso che queste sono le prime Olimpiadi di Sydney nel 2000 e circa 7.000 atleti utilizzarono Tecnogym e noi eravamo lì ad ascoltare tutti i commenti, ascoltare i suggerimenti, i preparatori atletici che discutevano fra di loro. Poi l'esperienza con Schumacher per tanti anni, Tecnogym fornitore ufficiale del Milan nel 1987, poi la Juventus, poi l'Inter, insomma qui vediamo tantissimi campioni, da Ronaldo a Nadal, e quindi in tutti gli sport, dal rugby al pugilato, alla Formula 1, quindi la ricerca è sempre stata la chiave del successo.